Oggi si narra la storia di una donna di nome Alba, apparentemente destinata ad una vita anonima, come quelle di tante mogli del suo tempo. Ella troverà invece il suo riscatto nell'apprendimento del mestiere di levatrice e delle arti ad esso legate. Tradizioni, pratiche quasi stregonesche e un'indomabile sete di indipendenza si mescolano nell'episodio portato in scena dal Borgo dei Briquette. Today we tell about a woman called Alba, apparently intended for an anonymous life as the other wives of that age. She will find her ransom learning the midwifery job and every art linked to it. Traditions, which she practices, and great desire for independence are mixed in the episode by Briquette District. Quella che vi raccontiamo stasera è la storia di Alba, una delle tante donne medievali del cui nome non è rimasta menzione nei libri di storia. Donne considerate, come diceva Aristotele, uomini venuti male, quindi impure e inferiori. Donne senza diritti, neanche quello di esprimersi in pubblico, vissute tra mura domestiche e una gravidanza dopo l'altra. Mogli che era lecito percuotere, ragazze alle quali era concesso studiare solo in monastero, donne considerate deboli nel corpo e perfino nello spirito, che occorreva proteggere da quella loro interiorità torbida fin dai tempi di Eva. Eppure, per natura e sensibilità, le donne conservano antichi saperi che si tramandano da secoli di madre in figlia. È luna nuova, le acque si rompono questa notte. Allora bisogna purificare la stanza con l'elleboro. Cominciate l'invocazione a Sant'Anna. Anna peperit Samuele. Passami l'unguento di camomilla e preparate i panni. Anna gemit Maria. Maria. Di parto spesso si muore e l'unica risorsa sono le donne d'erbe. Tra queste ve n'è una di esperienza e grande intuito, la levatrice, che governa le incognite delle nascite con erbe, preghiere e sortilegi, pratiche spesso confuse con la stregoneria. Exinanite, exinanite, exinanite! Ah, ah, forza! Ah, ci siamo! Ah, spingi! Ah, è una femmina! Ah, laviamola con il latte! È radice di consolida, c'è un'emorragia. Questa donna non sa fare che femmina. Volevo il maschio, l'erede. Visto che è quasi giorno, la chiamerò Alba. L'infanzia di Alba è breve e semplice. I fratelli studiano dai frati, mentre lei viene educata in casa ai lavori femminili. Ma è quando si immerge nel gioco che ai suoi occhi di meraviglia si spalancano visioni e immaginazioni. Ecco la dama bianca che vedo sempre nei miei giochi. Con la prima mestruazione, considerata uno stato impuro, senza saperlo, Alba si è consacrata alle quattro fasi lunari. Fino ad ora sottomessa al padre e di qui in poi all'uomo che è stato scelto per lei, all'età di 13 anni è sposa e presto madre. Dovrà apparire poco in pubblico,
tenere i capelli coperti e danzare composta. E lei ama danzare. Alba è donna, ha dato al marito molti figli ed ha appreso anche lei le arti della levatrice. E poi fila la lana, tesse la canapa, come sua madre e la madre di sua madre. Ma oggi l'arcolaio l'incanta e la sua anima vola. La notte di San Giovanni Battista. Si accendono i fuochi come in antico. Le donne vanno in cerca di iperico, tarassaco e tutte le erbe curative al culmine del loro potere. La luna le consacra con la magica rugiada nella miracolosa acqua di San Giovanni. Sei sottomessa a nessuno. Qualcosa della donna che sei e che sarai si libera e danza con tutta la natura. Ti ricongiungi alla madre terra, al cosmo, alla luna che da sempre ti accompagna, al tuo cuore forte e indomabile, a tutte le donne che ti hanno preceduta e quelle che verranno, alle vergini, alle amanti, alle madri, alle mistiche, alle profetesse, alle guerriere, al presagio di quella donna che un giorno potrai finalmente essere. Thank you.
Alba Web TV. Iscriviti al canale, metti like e attiva la campanella.